Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi mi vedete in pigiamata e sono tipo con questa vestaglia super morbidosa e pelusciosa che avete visto nel tour della mia cabina armadio, ma mi andava di indossarla oggi, non so perché, non credo di aver mai filmato un video in pigiama, però oggi mi andava proprio di stare al calduccio con la mia nuova vestaglietta tutta pelusciosa e morbidosa. Comunque, oggi vi faccio finalmente la mia make-up collection aggiornata. È un po' che sto ricevendo richieste di filmare appunto la mia collezione di trucchi aggiornata, quindi questo sarà il video di oggi. E poi, visto che ci siamo appena trasferiti in casetta nuova e il mio studio è completo, diciamo al 95%, mancano ancora un paio di cosine che sto aspettando, però per il resto è tutto completo, vi faccio anche il tour del mio nuovo studio. Quindi due video in uno oggi, iniziamo subito perché mi sa che questo video sarà lungo, perché come sapete la mia collezione di trucchi è parecchio grandicella. Pronti? Entriamo nel mio studio! Vi faccio una veloce panoramica, veloce, e adesso vi farò vedere anche tutto nel dettaglio. Gatto Denver voleva entrare anche lui. Ciao Gatto Denver, queste sono le mie mitiche ciabattine unicorno. Sì Gatto Denver, sei il gattino più bravo che esiste in tutto il mondo. Ok, quindi appena entro sulla mia sinistra c'è appunto questa libreria dove ho messo alcune cosine. Qui ci sono tutti i miei peluciotti di Hello Kitty, tantissimi me li avete regalati voi agli incontri, perché sapete che vado matta per Hello Kitty. Poi c'è una didlina ballerina, altre Hello Kitty, e questa ovviamente è una foto mia di Tomas. Poi qua sotto c'è il The Little Black Book of Bronzers, ed è un book con tutti i bronzer di Too Faced. E poi qui invece c'è l'Abracada Brow, che è un libro con un prodotto, è molto carino questo di Benefit, c'è un prodotto per le sopracciglia e poi tutto un sacco di vignette bellissime. Poi là dietro questi sono invece i tatuaggi in oro 24 carati, sono bellissimi questi tatuaggi, ma più che altro per l'estate. Poi vabbè, qui c'è una piccola ring light Benefit per il cellulare. Questo è invece un disegno che una di voi mi ha fatto, una mia follower, ed è spettacolare. Io amo quando mi fate i disegni perché rimango sempre sbalordita dalla vostra bravura. Queste invece sono tutte fattine, questa è una sirenetta, poi c'è Sailor Moon e altri, un'altra Sailor Moon e altri personaggi in Fimo che ha creato, credo sia Fimo, oddio non voglio sbagliare, aiutatemi se mi sbaglio, correggetemi, che anche questi li ha fatti una mia follower, ora non mi ricordo il nome del suo canale, ma è bravissima e fa un sacco di creazioni stupende sulla sua pagina Instagram. Poi qui c'è Clover, anche questo mi è stato spedito da Too Faced, questo è il cagnolino del fondatore di Too Faced, quindi lui ha fatto il peluche. Qui c'è invece una scatola con un sacco di ombretti Givenchy, sono praticamente tutti i loro ombretti mono, ma questa la conoscete bene perché ce l'ho da un po'. Poi qua sotto, figata pazzesca, questi sono i miei pattini glitterati rosa. No, io vi giuro, cioè pattini più fighi non esistono in tutto il mondo. Non solo sono rosa, ma sono anche glitterati. E non solo i pattini, perché anche le ruote sono rosa e glitterate, cioè follia, veramente, amore puro per questi pattini. Anche questi, come potete vedere, me li ha spediti Too Faced, che tra l'altro conosceva il mio numero di scarpa, non so com'è possibile. Poi questa è una piccola, sì Gatto Denver, tu sei bravissimo, lui vi fa vedere tutto. Qui c'è una piccola geisha, Hello Kitty geisha, che ho preso a Tokyo. E poi qui c'è la mia Coca-Cola firmata Kiss and Makeup, non so nemmeno il nome del Kiss and Makeup. Poi qui invece questo è una mega scatola di Smashbox, ci sono all'interno tutti i loro rossetti, amo questa scatola. Poi qua sotto c'è Hello Kitty, questa era uscita con la collezione MAC Hello Kitty appunto, la adoro. Qui c'è un piccolo slime, in realtà la mia collezione di slime sta crescendo esponenzialmente, ne ho un sacco di là, ma questo era così carino, rosa con l'unicorno, l'ho messo qua. Poi questa è, questo è tipo uno scrigno in realtà, ma è mezzo vuoto, non sapevo bene che cosa metterci e non sapevo bene dove posizionarlo, quindi per adesso l'ho posizionato qui, ma non escludo di metterlo in cabina armadio, non lo so. Poi la mia candela Chanel, altro regalo di una mia follower, questo è il kit che uso per fare le unghie, quindi all'interno ci sono acetone, top coat, lime varie e poi invece gli smalti li scelgo di volta in volta. Poi invece sotto ci sono delle scatole con alcune cosine che sto per dare via. Accanto alla libreria c'è questo bellissimo quadro con la scritta Believe, e voi come ben sapete io ho un tatuaggio
con, eccolo qua, io ho un tatuaggio con la scritta Believe, quindi quando ho visto questo quadro non ho resistito. E poi è stupendo e sta benissimo con il tema del mio studio, perché ho voluto farlo tutto turchese e dorato, quindi ci sta molto molto bene. Qua sotto ci sono i miei smalti Chanel, sopra questo è tipo un porta cupcake in realtà, che io uso per gli smalti, in realtà sarebbe un porta cupcake, mi sono ingegnata. E qui ci sono sì tutti i miei smalti Chanel, mentre sotto ci sono tutti i miei smalti Givenchy. Qui c'è una scatolina di cristallo che io adoro, all'interno ci sono solo alcuni saldini, alcune forcine per capelli, ma questa scatola è stupenda e quindi l'ho messa qui in bella vista. Poi altra scatolina ovviamente con la Torre Eiffel, io sono giusto un po' fissata con Parigi, quindi praticamente ho tutto di Parigi, di Torre Eiffel eccetera eccetera, mi sto trattenendo in realtà perché altrimenti la mia casa sarebbe praticamente, cioè entri e sei in Francia. Poi da questa parte c'è la mia specchiera, questa sicuramente la conoscete molto bene. Ho messo le lucine, queste lucine adesso non sono sicura, ma mi sembra di averle prese su Moisson du Monde o su ASOS, forse su ASOS, sono molto carine, pensavo fossero più grandi, quindi non escludo di prendere un'altra fila e magari continuarle insomma anche su questi mobiletti, sull'altro mobiletto. Poi andiamo a vedere più nel dettaglio la mia specchiera. Allora qui c'è la mitica Beauty Blender che ho appena utilizzato, per questo è sporca, poi shampoo secco Lush, poi pennelli che devo lavare, altri pennelli un pochino più piccoli con il coso qui, il bicchierino di Hello Kitty. Poi qui ci sono invece tutti i prodotti che sto usando di più nell'ultimo periodo. Ci sono la palette ombretti Kiko, con questa palette avevo fatto una collaborazione, del classico esempio di prodotti che io amo, altrimenti non ci collaborerei, e questa palette è fantastica. Poi c'è quest'altra palette di Dior che mi sta piacendo moltissimo, e se mi vedete con un trucco brillantinato sui toni del bronzo oro, molto probabilmente è questa palette, è stupenda veramente, sono tutti colori bellissimi. L'unico che non uso tantissimo è questo in alto a sinistra, perché non mi stanno benissimo i grigi shimmer, ma tutti gli altri sono spettacolari. Poi vabbè, qui c'è il Velvetizer Urban Decay La Cipria, la conoscete, ve ne ho parlato nell'ultimo video sui famosi su YouTube. Poi ci sono primer, primer America Forever, primer Benefit, altro primer Benefit, questo è il Professional, lo conoscete, altro primer di Urban Decay qua dietro, e poi c'è un altro primer di Too Faced che è questo, che ho quasi finito praticamente. Poi ci sono il Duo The Hoola di Benefit, una terra in stick, la Hoola Light sempre di Benefit, questo invece è il P1 Sublime di L'Occitane, che è un balsamo labbra super idratante ma che lascia un bellissimo colore rosso. Poi il Matissime Velvet assieme all'Extra Matte sono i fondotinta che sto usando in questo periodo, sono tornata alle colorazioni chiarissime purtroppo, ahimè. Poi qui ci sono alcuni prodottini Dior, un rossetto di Chanel che mi è stato regalato ed è il colore rosso perfetto, quindi devo assolutamente usarlo questo rossetto. Poi stick opacizzante Benefit, amo questo prodotto, un salvavita. Poi prodotti Marc Jacobs qua dietro e Girl Meets Pearl, uno dei miei illuminanti preferiti di sempre, e poi alcuni setting spray, questo di Urban Decay e questo è di Elizabeth Arden. Anche io nel riflesso, ciao ragazzi! Poi qui ci sono altri pennelli, questo in realtà è un portapennelli che ho creato io con un vaso dell'IKEA e con delle perline, altri pennelli, alcuni palesemente sporchi da pulire, e poi alcuni dei miei prodotti per capelli preferiti. Questa è la Tangle Teaser, che è la spazzola che uso praticamente ogni giorno. Poi qui c'è l'olio di Studio 5 ed è un olio 100% naturale, un prodotto che mi sta piacendo un sacco, è questo di Goran Wieler, eccolo, l'ha messo a fuoco, di Goran Wieler, ho perso il tappo, questo prodotto però si chiama Premier Repair ed è fenomenale, ha gli aminoacidi ed è tipo un ristrutturante per i capelli, è fantastico, lo uso sempre dopo ogni volta che li ho lavati.
spostiamoci verso questi altri mobiletti. Qua sopra voglio metterci un altro quadretto simile a quello, sempre allungato. Ne ho ordinato uno su Mouse on the Monde, sto aspettando che mi arrivi per questo che è un po' vuoto qua. Comunque qua sotto ci sono altri prodotti. Questo è un altro porta cupcake. Io ho un sacco di robe per la cucina nel mio studio e uso tutto per portare i trucchi, cioè come porta trucchi. Ci sono tutti i miei rossetti liquidi Dior Chanel e Saint Laurent. Questo è uno dei miei rossetti preferiti di sempre. Non si legge più il nome e io non me lo ricordo, ma è fantastico, è un nude bellissimo. Poi qua sotto questi li ho presi su Muji, li dovete conoscere per forza perché li ho da un sacco di tempo. Qui all'interno ci sono tutto rossetti MAC. C'era un periodo in cui io ero letteralmente fissata con i rossetti MAC e indossavo solo rossetti MAC. Non che adesso non mi piacciono, ma almeno uso anche prodotti di altri brand, ecco. Quindi i primi due cassetti sono tutto rossetti MAC, a parte qua dietro alcuni della Pupa, che però non uso praticamente mai, dovrei darli via. Poi qui ci sono invece ombretti in crema, non tutti, altri li ho sotto nei cassetti, poi vi farò vedere. Comunque ci sono alcuni dei miei prodotti in crema, sono girati in modo che non entri aria e poi è anche molto più comodo vedere le colorazioni così. E poi qua sotto invece ci sono tutti i lip gloss e blush gloss eccetera, tutto insomma lucida labbra MAC. Idem, c'era un periodo in cui io indossavo solo lucida labbra MAC, poi per fortuna quell'arco di tempo è passato perché non mi stanno particolarmente bene i lucida labbra e adesso mi ritrovo con tutti questi prodotti. A volte li indosso però, devo dire, ma solo al centro delle labbra. Poi in questa parte c'è il Grand Hotel Café, che è faceva parte della collezione natalizia dell'anno scorso. Infatti ci sono gli alberelli di Natale, io amo questi kit, tutti carini, tutti rosa, tutti glitterosi. E qui ci sono tre palette di ombretti e il Better Than Sex, uno dei miei mascara preferiti di sempre praticamente. Amo questo video perché si vedrà un sacco la mia fede, il mio anello di fidanzamento. Comunque mi piace dirvi che ho la fede, che sono sposata. Comunque, allora, qui c'è invece smalto più particolare del mondo, perché sembra una specie di arma del delitto. Questo in realtà è uno smalto di Louboutin, questo sarebbe teoricamente il tacco delle loro scarpe praticamente. L'ho preso rosso classico come la suola delle Louboutin. Poi qui c'è il Miss Dior Blooming Bouquet, ne ho un altro nella mia cabina armadio con incise la mia iniziale, questo invece non ha l'incisione ma è bellissimo, quindi lo tengo qui perché è bellissimo. Poi qui ci sono invece due smalti Christian Dior, sono molto particolari i packaging quindi li tengo qui questi due, e sono tutti e due smalti bellissimi. Poi qui c'è la mitica Naked Heat, amo questa palette alla follia, è perfetta per gli occhi chiari. Poi qui c'è un'altra palette che è di Make Up For Ever. Ci sono un sacco di ombretti, c'è un mascara e c'è una matita all'interno, bellissimo il packaging glitterato rosa. Poi un pennello che uso in realtà per il fallout sul viso, per pulire il fallout. E poi questo bellissimo smalto che mi ha regalato la mia amica Demelza di Amsterdam. Scrivetemi se conoscete Demelza dai miei vecchi video di quando abitavo ad Amsterdam, vorrei poterla vedere più spesso. Lei mi aveva regalato questo smalto perché c'era un gattino e noi siamo due crazy cat ladies, e quindi lo tengo qui in bella vista. E poi qui ci sono altri pennelli con un altro portapennelli che ho creato io, anche questo credo fosse un vaso dell'IKEA in realtà. Poi io direi che possiamo iniziare ad aprirli questi cassetti, così vi faccio vedere tutti i trucchi che tengo all'interno. Allora, cassetto numero 1, questo è il cassetto dei fondotinta. Mi rendo conto che è stra super pienissimo, ma ne ho veramente tanti a questo punto, mi sa che è così. Questo è l'extra matte, ma è più scuro rispetto all'altro, la 01 è quella che uso quotidianamente. Poi ci sono appunto altri fondotinta, questo è uno degli ultimi arrivati, formula pura di Deborah Milano. Poi ce ne sono altri di Dior, ce ne sono altri di, questo se non sbaglio, è di Lancome, è il loro cushion.
e poi NYX ne ho veramente tantissimi, alcuni sono troppo scuri quindi li utilizzo in estate, poi c'è questo di Elizabeth Arden, anche questo mi piace molto, il colore è perfetto per me, lo vedete, è colore fantasmino, e il Couvrance di Avène che ho usato per un lunghissimo periodo, anche questo, la tonalità, che tonalità è questa? La 01, è perfetta per me ed è rosato, e poi vabbè ci sono un sacco di altri fondotinta, non sto a elencarvi tutti altrimenti facciamo veramente Natale. Poi qua sotto invece ci sono le terre e i correttori sono qua davanti, ovviamente non sono tutti perché poi vi farò vedere l'altro cassetto che è quello che uso quotidianamente, mi sono dimenticata, molti altri correttori sono lì, comunque qui ci sono i correttori e poi qua dietro due terre troppo grandi, quindi non riesco a metterle così perché altrimenti non si chiude il cassetto, e poi altre terre anche qua di Dermacol, Kiko, Too Faced, Collistar, Lancome, Inglot, questa invece se non sbaglio è di NARS, e poi là dietro altre terre Too Faced che sono ancora chiuse, e qui ci sono invece altri correttori di Benefit, e poi qua dietro c'è un altro correttore Born This Way di Too Faced, questo è un ottimo correttore, e questa invece è la palette di terre e illuminante di Benefit, no, di Too Faced, scusate. Poi qua sotto invece ci sono i blush, qui ci sono due palette di blush refill di MAC, poi qui sotto ci sono tutti i blush Collistar, alcuni blush, quelli Polly Pocket di Too Faced, la Naked Flushed e altri blush, questo se non sbaglio di Kiko, anche questo è bellissimo, molto naturale, e poi un blush in La Masca, questi davanti che sono tutti spappolati sono di MAC, infatti dovrei pulire molto probabilmente questo scompartimento, comunque questo è quanto, queste invece sono delle perle di Avon, sempre blush. Poi qua sotto ci sono, allora questi sono tutti i miei pigmenti MAC, qui ce ne sono altri di pigmenti MAC con il packaging questo più piccolino, qui invece ci sono tutto mini palettine di duo ombretti di Benefit, qui ci sono altri pigmenti di vari brand, Makeup Forever, Inglot, eccetera eccetera, questo non sono sicuro, questo è di Makeup Forever, è bellissimo questo colore, e poi alcuni ombretti liquidi di Chanel, e poi altri ombretti in cialda di Essence. Poi qui invece ci sono alcuni ombretti mono, qui questi sono di Pupa, poi abbiamo Deborah Milano, Kiko, altri Deborah Milano, questi qua dietro sono Laila Cosmetics, e poi altri Kiko. Qui invece si sono nascosti, ci sono gli Acqua XL di Makeup Forever, ne ho di un sacco di colorazioni bellissime, poi ne ho un paio anche nude che però tengo nel cassetto quotidiano, e poi questa invece è la mitica Flash Color Case, la mitica palette con tutti i colori in crema di Makeup Forever. Questa palette è fantastica ed è stato il primo prodotto di Makeup Forever ad uscire. Mi raccontava la fondatrice a Parigi la storia di questa palette ed è affascinante, e quindi sono particolarmente affezionata a questo prodotto. Poi invece qua sotto ci sono matite e eyeliner, queste sono tutto matite colorate, alcune ancora devo aprirle, sono di Urban Decay queste due. Queste appunto sono tutte matite colorate perché per le neutre, per i colori neutri un altro scomparto, quindi viola, verdi, insomma, e chi ne ha più ne metta. Le Acqua XL Makeup Forever sono fantastiche. Qui invece ci sono eyeliner liquidi di vari colori tutti mescolati assieme, e poi qui invece ci sono mascara colorati, questo invece è un mascara bianco che fa da base al mascara normale nero, e questi invece sono gli sketch markers di Too Faced, sto utilizzando quello marrone se non sbaglio, qui invece ci sono le colorazioni più pazze, devo assolutamente mettermi a fare dei trucchi con questi perché in realtà sono fantastici, ma appunto quelli che uso di più sono i colori neutri e sono tipo dei pennarelli eyeliner di Too Faced. Poi qua sotto ancora invece ci sono i glitter, questi sono tutti mascara in glitter, palette di glitter, questa invece è la Glitter Glue che è di Too Faced, uno dei pochi brand che fa la Glitter Glue, e questa tra l'altro buonissima, poi applicatore per ciglia finte con la Duo che in realtà da quando ho l'extension delle ciglia uso ben poco, poi qua dietro invece ci sono tutto ombretti in crema,
quindi questo è bellissimo di Chanel dorato, quindi sono appunto di tutti i colori prodotti in crema. Questi invece sono glitterini, sono tutti glitterini, alcuni Make Up For Ever, altri MAC, e poi ci sono questi che sono invece dei, più che glitter sono delle paillette enormi, uno di questi, cioè un po' di questi li ho mischiati ad uno slime che ho fatto ultimamente, ma è stato un po' un disastro, però sono bellissimi. E poi qui invece ci sono le eyeshadow base, quindi basi per l'ombretto di tutti i colori. Ci sono anche queste, gli aquarelle di Make Up For Ever, e poi varie, questa è di NYX l'eyeshadow base, Clarin, questa è di Wycon, e insomma altre. Questo è l'eye primer di Urban Decay, quello bianco, provatelo se non l'avete ancora fatto. E poi invece ci sono i miei rossetti, alcuni dei miei rossetti. Questa è la palette Urban Decay Vice e ci sono un sacco di rossetti bellissimi, se riesco ad aprirla con una mano. Eccoci qua, Lipstick is my Vice, e sotto ci sono tutti questi bellissimi rossetti, alcuni li ho in realtà in full size. Poi qui ci sono rossetti di vari brand, alcuni sono Urban Decay, altri sono Collister, Gerard Cosmetics, Diego Dalla Palma, questi sono Zoeva, altri Diego Dalla Palma, Clarin, Chanel. Poi qui ce ne sono alcuni ancora sigillati, sì, mi rendo conto, ma ne ho veramente tanti. Questi sono Urban Decay, Mesauda fa dei bellissimi rossetti. E poi qua sotto invece ci sono i liquid, i melted matte di Too Faced, ne ho due distratti tra l'altro. Poi qui ci sono altri melted matte di Too Faced, questi sono invece i Cosmic Metals di NYX, sono bellissimi, particolari ma bellissimi. Poi la tinta labbra di Dermacol, altri rossetti di The Real, della linea The Real di Benefit. Poi una delle mie palette preferite, questa di Givenchy, anche questa è una palette di rossetti, l'ho usata un sacco, è bellissima. Poi alcuni dei miei rossetti Dior, questi sono Givenchy, Too Faced, Tom Ford, e questo scomparto invece è dedicato appunto soltanto ai rossetti Givenchy, che hanno questo packaging splendido con questa borchia e sono in pelle. Poi qua sotto invece ci sono alcuni gloss e rossetti liquidi, prodotti liquidi. Qua dentro ci sono i Lip Paint Matte di L'Oreal, sono stupendi, questi sono stupendi. Poi un gloss Essence, sempre matte. E poi ci sono gli Artist Acry Lip di Make Up For Ever, questi sono nuovi. Poi qui ci sono invece tutti i mini NYX opachi. Sì, sono i Soft Matte Lip Cream, sono tutti mini size che facevano parte di un kit, di una collezione che aveva appunto tutte le colorazioni, sono impazzita per questi. Poi qui ci sono invece i Melted Latex di Too Faced, come vi dicevo in uno dei miei ultimi video ho un po' delle opinioni contrastanti su questi prodotti, perché le colorazioni sono bellissime ma sono troppo appiccicosi, non durano tantissimo purtroppo, però appunto i colori sono stupendi, il packaging anche. Poi qui ci sono invece matti toni per le labbra di brand vari, alcuni sono Revlon, altri sono Collistar, questo è di Diego Dalla Palma. Poi qui accanto ci sono sempre prodotti NYX, anche questi ovviamente per le labbra, ma non sono opachi come quelli che avete visto qua sopra. E poi sotto ci sono alcuni balsami labbra colorati Benefit e un altro mattitone Collistar, deve essere uscito dal suo posto, ok? E poi invece qui a lato ci sono tutti i lip lingerie di NYX e qua sotto alcuni gloss, questo è di Chanel, glosses, i peach glosses di Too Faced, questi hanno un profumo stupendo, buonissimo, super goloso. Poi, visto che prima mi sono dimenticata di farvi vedere il contenuto di questo cassetto, ve lo faccio vedere adesso. Non vi spaventate, è un po' incasinato, ma non ho messo a posto prima di fare questo video, quindi vi faccio vedere proprio le cose così come stanno. Allora, qui nel primo scompartimento è diviso in tre scomparti, come potete vedere questo cassetto. Qui ci sono i prodotti per il viso, quindi
correttori, questo è quello che ho utilizzato oggi, ciprie, Diego Della Palma, Makeup Forever, poi ci sono blush come questo, il California, che sto utilizzando un sacco ultimamente, poi c'è la Hoola di Benefit, la mia terra preferita di sempre, quest'altra cipria sempre di Benefit, il Dandelion di Benefit, amo questo illuminante, e questo è quello che indosso oggi, è stupendo, stupendo. Poi altri, se riesco a chiuderlo, altri correttori qua sotto, e poi là dietro altre terre ed altri, sempre altri prodotti per il viso. Qui c'è una terra gigantesca di Marc Jacobs e questa invece è la cipria Born This Way di Too Faced, che devo ancora provare. Poi da questa parte invece ci sono tutti i prodotti per occhi, qui ci sono il mio collirio, perché io ho sempre gli occhi arrossati. Poi ci sono mascara, matita occhi, matita sopracciglia di Diego Della Palma. Io amo questa matita sopracciglia, è la numero 101, penso di averne usate tipo 10, ma veramente dall'inizio alla fine, fino a quando sono così piccoline le uso, amo questa matita. Poi qui c'è un gel per le sopracciglia di Makeup Forever e vari mascara. Questo è il primer di Urban Decay, che come vedete ha gli sgoccioli. L'acqua XL di Makeup Forever, che utilizzo sempre come primer. Poi qui c'è il Shy Beam, sempre di Benefit, il Stay Don't Stray. Una base fantastica che ho utilizzato anche oggi, il color carne, tiene fino a sera l'ombretto. Poi vari mascara, mascara Dior, mascara Makeup Forever, questo è il Perversion di Urban Decay e questo è il Roller Lash di Benefit, poi altre matite là dietro. E poi qui invece ci sono i rossetti che utilizzo di più. Questo l'ho messo qui in realtà perché voglio usarlo, ma ancora non ho utilizzato questa tonalità, ma ci sono appunto tutto rossetti, uno di questi due, quello che indosso oggi e questo, quello che indosso oggi è di Dea Beauty ed è questo bellissimo rosa violetto opaco. Ci sono alcune basi per le labbra, perché stendo sempre la base per le labbra quando inizio a truccarmi, così quando arrivo alle labbra sono già belle, morbide e posso applicarci il rossetto. Poi questo invece è uno dei miei rossetti preferiti di sempre, più che un rossetto è una tinta, lo stendi, devi aspettare un po' che si asciughi, ma una volta che si è asciugato è tipo un tatuaggio, ed è il Vice Liquid Lipstick Urban Decay, questo è colore Crimson. Eccolo qua, Crimson è il colore, questo è stupendo. Poi ci sono i rossetti liquidi matte di Kylie Jenner, altri MAC, questo è il Please Me, che è agli sgoccioli, sto veramente per finirlo, amo questo rossetto. E poi insomma vari rossetti di vari brand, questo è il Mattifier di Catrice, fantastico prodotto perché ti rende qualsiasi rossetto opaco. E insomma alcuni Urban Decay eccetera eccetera, Smashbox. Poi arriveremo all'altro, qui ci sono invece solo ciprie di vari brand, varie tonalità. Questa è di Givenchy ed ha quattro colori diversi che si possono mischiare oppure ovviamente usare singolarmente. Qui ci sono invece alcune BB cream, in realtà questo è più un illuminante che una BB cream, e ci sono altri illuminanti liquidi, un Girl Meets Pearl Backup perché quello che ho sulla specchiera sta per finire, e poi ci sono appunto altri illuminanti, questo di Dermacol, Catrice. Guardate quanto è bello questo prodotto con queste perle. E poi appunto altri prodotti, questo l'ho preso in Giappone, tra l'altro è tipo una CC cream, però un po' troppo giallina. E poi qui invece ci sono appunto le ciprie, altre ciprie, questa è quella di Kiko, queste sono di Essence, questi piccolini, questi refill. Poi c'è la palette Peaches di Too Faced, Sweet Peach Glow, mamma mia questo è un profumo buonissimo. E ci sono sia, in realtà sono tutti e tre colori illuminanti, però questo è un po' più una terra illuminante, blush illuminante e illuminante illuminante, ma appunto sono tutti e tre super shiny, per questi li ho messi qui nello scomparto degli illuminanti. Poi terra in glot, questa invece è una cipria Givenchy, è tra le mie preferite perché è finissima, molto simile a quella Makeup Forever, ottima. Poi là dietro ci sono invece alcuni backup delle ciprie Makeup Forever, le mie preferite. E qua illuminanti,
Questi sono stupendi di Too Faced, erano in oro bianco, oro giallo ed oro rosa. E qua è il colore all'esterno, rispecchia il colore all'interno. Sono tipo dei prismi bellissimi, bellissimi. Cioè questo mi ricorda un sacco il cristallo di luna di Sailor Moon. Io a cosa vado a pensare, il cristallo di luna di Sailor Moon? Poi qui ci sono illuminanti, gli illuminizer di Naked di Urban Decay. Di là c'è Gatto Denver che piange. E poi altri illuminanti, Make Up Forever. Questo è il La Masca, è fantastico. Poi questo è di Hourglass, anche questo è un ottimo illuminante. L'altro Too Faced, e poi questo invece è di Essence ed è il Prismatic Rainbow, ma non mi trovo benissimo con questi colori. Qua sotto invece ci sono i blush, anche qui sono di varie tonalità eccetera. Sì, avevo già un altro cassetto per i blush, ma ne ho davvero troppi, quindi brand bellissima. La Masca, questi sono di Givenchy, sono tipo dei blush gelé, amo la consistenza di questi blush, si sfumano benissimo. Poi Estée Lauder, questo se non sbaglio è di Benecos, Essence, e poi qua sotto due mega blush bellissimi di Too Faced. Poi qui sotto ci sono dei matitoni di Debbie e di Collister se non sbaglio, sì. Il mitico Throb Blush di Benefit, che è stravecchio ma non voglio buttarlo via perché è uscito fuori produzione e mi seccherebbe troppo buttarlo via, quindi voglio tenerlo qua. È il mitico Throb. Io sono molto sentimentale, evidentemente anche per i trucchi. E poi qui c'è invece il Lolly Tint di Benefit, quanto amo questo packaging. Poi qui ci sono appunto altri blush, Too Faced, questi sono Urban Decay, Dior, Diego Dalla Palma, e questo è di Wycon. Poi qui sotto invece ci sono altri ombretti mono, questi sono tutti di Lila Cosmetics, sono super super pigmentati, colorati. Poi Collistar, palettine, Chanel, c'era un periodo che usavo solo queste. Poi ombretti mono Urban Decay, Diego Della Palma, Claren, NARS, oddio questo ve lo devo fare, già ve l'ho fatto vedere, ma se non lo conoscete guardate quanto è bello il colore di questo ombretto mono NARS, è un blu elettrico fortissimo, super pigmentato, è stupendo, stupendo. E poi altri La Masca, altri, sì anche questi sono La Masca, e questo invece se non sbaglio di Givenchy. Poi qui ci sono altre palette, tutte di Givenchy praticamente, a parte gli ultimi due che sono Dior, sono ombretti duo se non sbaglio, Estée Lauder, e poi anche questo di Estée Lauder, e poi altre palettine di Givenchy. Là dietro invece ci sono soltanto degli accessori, tipo le mini dust bag per le pochettine, anche qui ci sono mini dust bag per le pochettine. Poi qua sotto invece c'è il cassetto dei mascara, che sono tutti qua, e poi anche qui ne ho alcuni ancora da aprire, veramente sono strapiena di mascara. Poi qui invece ci sono tutto prodotti per le sopracciglia, quelli che preferisco sono di Benefit, hanno una linea per sopracciglia fantastica. Poi qui c'è la mia palettina Urban Decay, ho usato per un sacco di tempo soltanto questa, poi altri brow gel e altri prodotti anche di Make Up For Ever, e poi la matita Kiko, un fissante di Diego Della Palma, illuminante. Poi qui ci sono altri ombretti mono di Collistar, e questi invece sono MAC. Ve lo ricordate questo? L'ho usato per un sacco di video ed è un mineralize viola stupendo. Mi ricordo che lo volevo tantissimo questo. E poi qua dietro invece ci sono solo alcune fibre per mascara di due brand diversi. Queste sono di Essence. Sotto invece ci sono eyeliner di colorazioni neutre, quindi marroni, neri e marroni e neri, sì. E poi qui ci sono invece matitoni ombretto, qui ci sono eyeliner in glitter di vari brand, altri eyeliner in glitter Urban Decay, e là dietro niente di che, soltanto dei pennellini e alcuni pettinaciglia, come vogliamo chiamarli. Poi scovolini per il mascara in realtà. Poi qua sotto ci sono invece le mie palette più piccoline. Queste lato sono tutte di Too Faced, poi ce n'è una di Makeup, no, di Marc Jacobs qua sotto, eccola qua,
le altre sono appunto di Too Faced con questo packaging. Guardate questa con il macaron, quanto è carina, anche i colori sono stupendi. Wow. Qui ci sono appunto altre palette, questa è di Dior, Diego Dalla Palma, Givenchy se non sbaglio, sì, Claren, altre di MAC, di secoli fa, non voglio buttarle via, e poi qui Dior Estée Lauder, no, Saint Laurent è Dior, poi qui ce ne sono altre di Elizabeth Arden, questa è di Catrice, se non sbaglio, sì, è di Catrice, e poi Elizabeth Arden, Elizabeth Arden, qui sotto ci sono delle palette MAC della collezione Hello Kitty, ve le ricordate, altre palette di Too Faced, sotto c'è la Natural Eyes, e poi la maschera è Inglot, qui ci sono altre palette, questa è la mitica, mitica, mitica Naked Basics 2 di Urban Decay, questa è di Kiko, questa non ho più pallida idea, è di Lancome, e poi Dermacol, e queste invece sono di Benecos, ce n'è una di Pupa, altre di Deborah Milano, la Smokey Eye XL, sono molto carine queste palette, e poi questa invece è bellissima, Imetec palette Givenchy, poi questo cassetto invece ha le palette che sono un attimino più grandi, queste in realtà sono vuote, dovrei inserirci tutti i refill che avete visto in giro nei vari cassetti di Essence, qua sotto invece c'è la Sweet Peach di Too Faced, ne ho davvero tantissimissime, qui sotto c'è la No Filter di NYX, poi altre palette di Essence, qui c'è la Too Faced Everything Nice, poi la Naked on the Run di Urban Decay, la Full Spectrum di Urban Decay, questa palette dei colori fantastici, eccola qua, sono stupendi, stupendi, super scriventi, poi qui c'è la Natural Love di Too Faced, eccola qua, che colori bellissimi, dovrei utilizzarla di più questa palette, anzi la metteremo fuori perché voglio utilizzarla di più, e poi qui ci sono invece le Naked, Naked 1, Naked 2, Naked 3, e sotto ancora c'è la Naked Smoky, e sotto ancora c'è la Urban Decay Electric, e poi qui sotto c'è un'altra di Urban Decay, queste sono invece palette Too Faced, Too Faced, la Chocolate Bar, la Semi Sweet Chocolate Bar, e poi lì c'è la Chocolate Bonbon, come packaging è imbattibile, mentre là dietro invece ci sono tutto palette di MAC che ho creato io, questa era la palette di marroni, alcuni sono scomparsi perché me li portavo in giro, palette di arancioni e rossi, eccoli qua, eccetera eccetera, credo ce ne siano 7-8, una roba del genere. Poi sotto invece ci sono altri prodotti labbra, anche questi sono liquidi, a parte qua davanti che ci sono tutto matite per le labbra, per il contorno labbra, molte ancora devo aprirle, non uso tantissimo matite per le labbra anche se dovrei, questi sono rossetti solidi per le labbra di Essence. Questi sono tutti invece i miei gloss Givenchy, come vedete i rossetti solidi di Essence sono un po' ovunque, sono onnipresenti. Poi ci sono gloss Saint Laurent, appunto tutti i miei gloss Givenchy, doppio piano di gloss Givenchy. Qui ci sono alcuni gloss Urban Decay, altri di Gerard Cosmetics. Questo di Mesauda e l'ho utilizzato per il mio matrimonio, l'Extreme Matte. Amo questo prodotto, sia il colore che la tenuta. Poi in realtà qua dietro è volato un altro rossetto di Dea Beauty, altri gloss di MAC Cosmetics, altri gloss Kiko, questi dietro sono tutti no gloss balsami labbra. Poi qui ci sono invece tutti i miei liquid suede di NYX, diversi piani di liquid suede di NYX, in questo è uno dei miei colori preferiti, questo arancio bellissimo. Poi qua sotto per finire niente di che, non ci sono trucchi ma solo prodotti per capelli incasinatissimi, quindi piastre, spazzole, varie spazzole, altre spazzole, alice capelli, lacca per capelli. E passiamo direi all'altro mobile, qui non ci sono trucchi ma ci sono soltanto backup di prodotti nuovi che ancora devo aprire. Iniziamo con questo, sono tutto appunto prodotti per la skincare, questo è un sapone profumato, questo è un profumo buonissimo ed è uno scrub per le unghie e per le cuticole di Essence.
poi altri prodotti, Kiehl's e varie altre cosine. Questo l'ho preso a Tokyo, che carino. Poi ci sono altre creme per il corpo, lozioni per il corpo, dischetti, se non sbaglio, dischetti struccanti, crema occhi e poi altri prodotti, appunto tutti nuovi, cipria e vari. Questi sono balsami labbra e olio per i capelli. Poi sotto ci sono, questa è una crema occhi o siero occhi, siero per il viso. Questi invece sono quei ritocchini che devo assolutamente provare. Poi shower gel profumato e altri prodotti per capelli e per il viso. Poi stessa cosa anche qua, altri balsamo labbra, crema protezione 30 Dior, crema mani Dermacol, una questo è un balsamo labbra di Elizabeth Arden, non vedo l'ora di provarlo, ma mi sono auto obbligata prima a finire un altro balsamo labbra che sto utilizzando per poter utilizzare questo, un altro rossetto Vice di Urban Decay, altri prodotti per gli occhi, per il viso. E poi qui ci sono questo è il dopo sole di Dior e altri prodotti, maschere per i piedi, per le mani. Poi qua sotto ci sono invece, non li ho catalogati particolarmente bene perché sono tutti molto shakerati, dopo sole, crema 30 Dior, crema per le mani Diego Dalla Palma, questa è di Deborah Milano ed è un'acqua micellare, poi shampoo della Bionique, crema 50 protezione 50 Dermacol, fondotinta Bionique, questo invece è la polvere sfogliante di Dior che già ho utilizzato, questo è un secondo pack. E poi altri prodotti Trill, poi altri prodotti, questi sono di Dior, sono siero per il viso, questi invece sono due maschere per il viso che già sto utilizzando, questi sono due backup, poi una piccola Starlit Powder di Make Up For Ever, altri balsami labbra, evidentemente uso un sacco di balsami labbra, poi c'è una crema per i piedi, uno scrub labbra Lush, altro burro labbra Diego Dalla Palma e vari altri prodotti, balsamo, crema piedi, eccetera, eccetera. Questa è una mousse per pulire il viso, stessa cosa, questo è un detergente della Bionique, varie terre di Too Faced, anche là dietro. Qua sotto ci sono, stessa cosa, altri prodotti, questi già li avete visti tutti perché arrivano tutti dal Beautycon di Los Angeles. Poi qua sotto ci sono, anche questi sono tutti prodotti che arrivano praticamente dal Beautycon di Los Angeles, quindi non sto qui a perdere tempo per farveli vedere, a parte questo che è uno slime che però si è un po' rovesciato ovunque ed è troppo liquido, quindi devo aggiungerci il borax, che è questa bustina qui che lo renderà un pochino più solido, e tra l'altro ho visto che sta gocciolando benissimo nel cassetto, mannaggia. E poi qua sotto non c'è niente di che, ci sono altri slime perché mi sto fissando, oggi me ne sono arrivati altri 4 tipi di slime, ma questi sono tutti liquidi, devo aggiungerci il borax e poi questa borsa vuota, qui ci metterò probabilmente tutti i miei beauty case. A questa parte c'è il mio mitico quadro con la fatina e poi qui ci sono invece tutte le mie fatine, tutta la mia collezione di fatine, anche qui molte sono regali vostri, amo le mie fatine, sono bellissime, io in realtà mi sento molto una fatina, quindi quando guardo questa mensoletta vorrei essere una di loro. Poi invece questo è il mio divano slash letto per gli ospiti, perché questo divano si apre e diventa un letto matrimoniale, e anche questo l'ho fatto tutto turchese, in realtà Denver me l'ho un po' scombinato, ma l'ho fatto tutto turchese con i cuscini dorati e turchesi, quindi tutto turchese dorato. Poi arriviamo, vabbè, qui ci sono le luci, quello è il mio quadretto con la targa per i 100.000 iscritti un sacco di tempo fa di YouTube. Altre luci, mi è appena arrivata la ring light, quello è il tableau del nostro matrimonio che non volevo buttarlo via, voglio averlo. Questa è la mia scrivania e la mia sedia, queste sono assolutamente nuove, non le avete ancora mai viste se non sbaglio. Questa sedia, bellissima, stile Luigi XIV, è bianca e beige, molto morbida e bellissima. Questa sedia l'adoro e l'ho presa su Maison du Monde online, e questa scrivania invece è di Ikea, mi è piaciuta subito e quindi sono troppo contenta di aver trovato anche questa sedia che sta benissimo. Questa sostanzialmente è la mia scrivania, quindi c'è il mio computer,
mouse, poi non ridete, ma c'è l'agenda 2015-2016, ma siccome è turchese e dorata la lascio qua fuori perché ci sta benissimo con i colori. Questo invece è un mio notebook, anche questo dorato, quindi lo lascio qua. E poi anche qui noterete che ho preso tutto, a parte alcuni accenni rosa, è tutto turchese e dorato. Mi sta poi uscendo un po' la mania per i cactus e in tantissime mi avete chiesto dove ho preso queste decorazioni. Sono tutte o H&M Home o Maison du Monde, non mi ricordo adesso quale era, su quale sito, però sono tutte di questi due siti. Poi c'è la mia scrittina smile e eccetera, quindi questa è la mia scrivania, sono troppo contenta. Poi là dietro invece ci sono le ultime cosine che mi sono arrivate, ma siccome sto aspettando un sacco di altre cosine dello shopping pazzo che ho fatto, aspettatevi un super video haul prestissimo. E poi là dietro c'è appunto la mia lampada in tulle. E qui arriviamo invece al mobiletto degli smalti. In molte mi chiedete dove ho preso questo. Questo l'ho preso su eBay, non mi ricordo che cosa avevo scritto e non so se si può trovare ancora, ed era per il bagno, però se non sbaglio. Questi invece sono due kit di due Natali fa e del Natale scorso di Too Faced. Ci sono tre mini size di prodotti e questa palette bellissima. Qui invece questo è ancora più bello perché c'era la Torre Eiffel, e questi invece i due prodotti che c'erano li utilizzati, ma c'è ancora la palette. E poi qua sotto vi faccio vedere subito, ci sono tutti i miei smalti che ho appena sistemato, e come potete vedere prima erano sistemati a seconda del marchio, adesso sono invece sistemati a seconda della colorazione. Quindi ho iniziato con i neri là dietro, poi con i blu, azzurri, poi si va verso il verde, il giallo, qua sotto continuiamo con l'arancio, poi per arrivare fino al rosso sempre più acceso, poi là dietro ci sono i rossi invece bordeaux, e per poi arrivare al viola e al fucsia, e poi qua sotto ci sono altri fucsia e rosati fino ad arrivare ai nude ed agli argento. E poi qui ci sono gli smalti che avanzano, perché devo assolutamente comprare un altro di questi stand in plexiglass per potercene mettere degli altri. E ci sono i miei smalti caviar con le perline, sì, andavano di moda qualche anno fa, sono bellissimi. E poi questi invece sono bianchi e altri argento, perché qui non ci stavano tutti. Amo profondamente il fatto di averli sistemati a seconda del colore. Che cosa ne dite voi? Io sono super fiera e ci ho impiegato tipo delle ore, ma il risultato mi soddisfa alquanto. E qui invece ci sono gli essentials, quindi top coat, base coats, vari cosi per dividere le dita dei piedi, il mitico, come si chiama, il Twixy, ve ne ho già parlato, e poi altri prodotti insomma per la cura delle unghie. Arriviamo a quest'altra parte, questi sono due tabelloni che mi ha regalato la NYX quando ho fatto l'incontro con loro, sono personalizzati, amo i regali personalizzati. Qui ci sono un sacco di smalti effetto gel Essie, sono praticamente tutti i loro smalti effetto gel di Essie. Poi c'è una candela jewel candle con questo pupazzo di neve, c'è un fondotinta compatto Chanel, e qui invece ci sono tutti i miei smalti Dior, e quello che sto indossando oggi è proprio questo che è Pandore. E questo credo proprio che sia tutto. Non è bellissimo il fatto di avere tutte queste luci, piedistalli eccetera, però mi servono per i video, ma questo è davvero tutto. La mia scrivania, il mio divano con le fotine, sì, vi ho fatto vedere proprio tutto, la specchiera con i mobiletti. E questo è quanto. Spero vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacione, vi saluto, un bacio grandissimo e alla prossima, ciao!